Carissimi amici, bentrovati nella recensione del rasoio di oggi e parliamo di Above the Tie S2, quindi il rasoio che ha un pettine con doppia configurazione, ma non doppia configurazione da ambo le parti, ma bensì sono fuse tra loro, quindi un open comb e uno slant bar insieme. Quindi parliamo di Above the Tie S2 in questa versione Atlas con manico quindi corto. Questa è la scatola con cui vi arriverà il rasoio, che andiamo a vedere insieme. E sarà questa, con gli stampati all'interno della confezione, il rasoio e una confezione di Astra verdi, quindi Superior Platinum. Ebbene, Above the Tie è questo oggetto di enorme spessore tecnologico, perché è fatto interamente costruito in acciaio di alto valore. Ebbene, Above the Tie è un rasoio per coloro che non si accontentano delle normali produzioni che possono essere Mercure, che possono essere Mule, che possono essere qualsiasi altra produzione, ma anche Mongoose, per esempio. Ebbene, Above the Tie, questa casa produttiva, ha diversi mesi fa, ormai da circa un anno e mezzo, prodotto questo S2 in versione open comb e slant bar insieme. Quindi quello che dicevo prima era: non è che da un lato è open comb e dall'altro è slant bar, è tutto insieme, giusto per essere chiari, perché magari potrebbe essere non essere chiara l'informazione. Ebbene, Above the Tie ha una classica costruzione in acciaio bello pesante, con le punzonature a vista, in basso rilievo, quindi incise, ed un pettine favolosamente inciso a macchina, a mano, ricavato da un solo pezzo. Si vede che è proprio scavato dal pieno, eh? Qui non parliamo di stampa, cari amici, qui parliamo di scavatura dal pieno, eh? Si vede, non so se lo vedete, però si vedono chiaramente i segni della macchina utensile che sono passati sui pezzi. Ebbene, il manico Atlas è piuttosto corto, come piace a me, perché l'ho scelto così. Chiaramente è possibile utilizzarlo, acquistare altre versioni, per esempio la versione Colossus, se non ricordo male, e con il manico lungo, oppure con il manico medio. Bene, questo io però mi sono concentrato sulla versione Atlas, perché a me piace tantissimo questa versione con manico così corto. È il peso è piuttosto rilevante. Qui superiamo tranquillamente i 100 grammi. Siamo su un prodotto scavato dal pieno. Guardate che costruzione, è veramente incredibile. Poi anche come
lucente perché è lucidato ma satinato nello stesso modo, quindi non è una lavorazione standardizzata, è proprio un rasoio che viene fatto artigianalmente e non credo abbia una produzione poi mondiale altisonante, non fa PIL questo rasoio. Guardate anche il fondo del manico che ha queste curvature, visto la macchina utensile che ci è passata sopra, quindi ha scavato dal pieno questo rasoio, questo open comb slant bar, che poi ho utilizzato anche una volta in video, in un video di recensione della recensione, più che recensione, una rasatura. Non è ai massimi livelli di profondità, non parliamo di R41 abbinato con un Icon B1, non è un rasoio altamente aggressivo, però diciamo che la combinazione tra i due pettini è, diciamo che non è facile utilizzare. E non è quasi comprensibile per l'utenza del rasoio di sicurezza, quindi del DE, un accessorio del genere. È molto pesante, si fa sentire tra le mani, è molto bello ed è anche molto costoso, perché qui parliamo di un prezzo che supera abbondantemente le 160 sterline, quindi siamo sui 200 euro, qualcuno lo vende anche a 220. Diciamo che è un rasoio che potrebbe magari non valere tutti i soldi che costa, però attenzione, il valore economico è una cosa e il valore commerciale di un prodotto è un'altra. Quindi magari un prodotto che è innovativo e viene venduto a 150 euro e non ha le potenzialità di materiale per sostenere quel costo è una cosa, quindi è un valore commerciale. Questo ha un valore economico, diciamo che il valore ne giustifica il prezzo vista la lavorazione che necessita questo rasoio. È la prima volta che viene recensito ed è anche l'unico pezzo in acciaio, direi al mondo, perché esistono anche in plastica delle versioni slant open comb, mentre invece in acciaio diventa una versione, direi a questo punto, unica. Bel bel dettaglio. E io posso dire che essendo un pezzo unico di lavorazione, per coloro veramente amanti della rasatura si possono affidare a questo tipo, a questo modello soprattutto. Non dico magari il marchio, perché per esempio nella versione SE1 con quel manico mi ha lasciato un po' di amarezza, parlo del single edge, però questo S2 in versione open comb slant, l'innovazione e l'originalità del pettine, oltre che alla lavorazione di tutto l'insieme del rasoio, mi hanno dato un motivo di scelta. È sicuramente un rasoio che, vabbè, non è per tutti, chiaramente. È rivolto a coloro che sono disposti a spendere la cifra che costa per avere un pezzo, però direi unico. Qui non parliamo di single edge. Non parliamo di open comb, non parliamo di closed comb, ma parliamo
una fusione di due pettini in uno solo in versione acciaio. Quindi è proprio originale come idea. Tra l'altro, Above the Time è stata una delle prime case produttrici a costruire un rasoio con queste fattezze. Bellissimo. Io, secondo me, è uno dei pezzi migliori nel mio armamentario di tonsore e ne vado piuttosto fiero. Non ho fatto la recensione sin d'ora perché ho lasciato spazio ad altri rasoi. Diciamo che questo non è il fanalino di coda, non viene tra gli ultimi da recensire o comunque tra i più costosi da recensire, però è uno dei pezzi che non tutti vogliono acquistare, non tutti sono disposti a impegnare una cifra per acquistare un pezzo del genere. Ebbene, se proprio bisogna spendere del denaro così in questa quantità, ebbene, S2 di Above the Tie può essere una giustificazione per se stessi. Diciamo che non regaliamo del denaro, oppure non lo regaliamo tutto. Diciamo che vale il suo peso. Ebbene, con S2 Above the Tie, Mauro Di Lernia, il canale della rasatura del neofita, vi salutano, un abbraccio e a presto per un nuovo video.